paper. Paolo Rossi. Io pensavo di essere più felice a aver segnato quel gol questa sera. Ero felice, però la fine. Mi stia vicino, non è qua a parlare mezzo metro. Angelo Cazzolo è alfa e lo faccio fare. Ero felice per il gol, però dopo la fine ho rovinato tutta la serata. Nel tuo giudizio che cosa è mancato per vincerla questa partita? Abbiamo fatto tutto, abbiamo dato tutto, non possiamo dare corpo, però dovevamo chiudere prima. Noi dobbiamo, le partite dobbiamo chiudere prima. Quando facciamo gol dobbiamo attaccare più, perché così queste squadre che fanno gol vanno tutte a mille, quando giocano con noi, quindi noi dobbiamo, non so, in ottavi li dobbiamo uccidere. E stasera perché non ci se l'è fatta a chiudere la partita? È stato un po' di stanchezza? No, stanchezza no, fisicamente stiamo bene ultimamente perché, non so, è una cosa mentale, perché quando facciamo gol ci abbassiamo. Dobbiamo, quando fare il gol, andare più a chiudere la partita prima, così non rischiamo niente. Senti, tu hai avuto un'occasione che è assomigliata molto a quella del gol, questa volta invece hai tirato meno bene il portiere da parata. Secondo te ci poteva stare la doppia? Eh sì, devo tirare bene, però come dico, il mio piede di sinistra che prima l'ho calciato bene, tutto l'ho preso bene, quando la seconda l'ho calciato male, devo calciare più al bravo. E la caviglia era sinistra che c'ha la caviglia che mi fa male. Quando calcio, qualche volta puoi calciare la prima, ho calciato, però la seconda devo calciare tutte le occhi pure, quindi devo raddoppiare. Quindi con il sistema tattico di stasera, tu e Scaglia eravate un po' in questi mezzi spazi alle spalle di Calaiò per cercare di giocare tra le linee. A volte ci siete riusciti anche abbastanza bene, dando fastidio agli avversari. Ad esempio siete voi due che avete organizzato il gol, no? E ti sei trovato bene? Sì. La partita abbiamo preparato così con l'inizio di settimana, quindi sapevamo che dovevamo essere più stretti per lasciare lo spazio ai terzini, quindi che aiutano, quindi l'abbiamo fatto bene. Potevamo dare ancora di più, ma peccato, dobbiamo dare ancora sempre di più. Al di là dell'amarezza per quel gol subito alla fine, che cosa è successo? Perché è stato tanto nervosismo in campo dopo il fischio finale? Avete litigato anche con gli avversari? Perché? Ecco, il gol di il gol. Perché non ce l'aspettavamo, l'avevamo preso alla fine e eravamo tutti in casa. E poi, sai, queste cose, quando prendi gol all'ultimo, vieni la rabbia, non so dove vieni, lo tieni e lo suoni e basta. X, come si supera adesso questa montagna morale? Secondo te su cosa dovete far leva per ripartire? Dobbiamo continuare a giocare come stiamo facendo, che dobbiamo vincere tutti come l'hanno detto. Oggi è andato male, abbiamo pareggiato, dobbiamo vincere. Ora domani ci arriviamo e prepariamo subito col Mantua, che tutti che rimangono dobbiamo vincere tutte, poi vediamo alla fine, facciamo un conto. Però dobbiamo vincere tutti che mancano. Ci sono altre domande? Grazie.